Siamo ad Offida per la seconda e conclusiva frazione del Giro delle Marche in rosa. Gareggeremo sulla distanza di 74 km e 400 metri, due percorsi ben definiti, il primo di 36 km è abbastanza pianeggiante da ripetere 6 volte, poi il secondo di 38 km e 400 metri che invece andremo a ripetere sempre 6 volte, ma dove ci sarà uno strappo che potrebbe cambiare la situazione in corsa. Ripartiamo dopo la frazione di Villa Musone con in maglia rosa Giulia Giuliani GB Junior Team, che ha conquistato anche la maglia blu di leader dei Gran Premi della Montagna, maglia bianca per Martina Sanfilippo della Vo2 Team Pink, mentre la maglia verde dei Traguardi Volanti è sulle spalle della francese Margot Vigy Balkar Travel e Service. Dunque torniamo ad Offida che ha ospitato nel corso degli anni manifestazioni importantissime. Ricordiamo il campionato del mondo junior nel 2010, il campionato europeo junior e under 23 nel 2011, una tappa della Tirreno Adriatico nel 2012 vinta da Joaquim Purito Rodriguez, e ha ospitato anche, anzi è cresciuta la Scaofida del presidente Gianni Spaccasassi con il trofeo Beato Bernardo, una gara internazionale per la categoria juniores. Poi oltre a questo la Scaofida ha organizzato tantissime altre gare. Nel 2016 ha proposto un internazionale per gli under 23. È stato un crescendo di emozioni vissute proprio con Offida e con il ciclismo, che abbiamo detto è riuscito a portare l'unico campionato del mondo nelle Marche, quello del 2010 per la categoria juniores, e l'anno successivo il campionato europeo per junior e under 23. Si gareggia sulla distanza di 74 km e 400 metri, questa è la Born to Win, l'auto della formazione che organizza questa manifestazione. Abbiamo detto Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, questa con il numero 23 inquadrata in questo momento è l'atleta Sonia Rossetti GB Junior Team, questa invece era l'ammiraglia della Valcar, e questa invece quella della radioinformazioni inizio e anche fine corsa del Gran Premio Capodarco. L'inquadratura è per Roberto Baldoni. Arrivano anche le Miss a presenziare a questa manifestazione. Questo è il direttore di corsa Fabio De Carolis, il vice direttore di corsa sarà Albino Stortoni, la giuria con Alessandra Maraschi presidente di giuria, troviamo anche Nicolino Ciabattoni giudice d'arrivo, Alessandro Seghetti componente e Valentino Marinelli componente in moto. Siamo al Parco della Luna, Viale della Repubblica, dove c'è il ritrovo e dove prenderà anche il via ai giardini pubblici di Offida. Questo è il podio dove naturalmente queste sono le maglie, questa è la maglia bianca, la maglia blu, la maglia verde e anche la maglia rosa. Siamo alla presentazione delle ragazze e tra poco prenderanno il via, abbiamo detto, in questa seconda e conclusiva tappa del Giro delle Marche in rosa, voluta fortemente dalla Scaofida del presidente Gianni Spaccasassi, ma anche dal comune di Offida rappresentato dal sindaco Luigi Massa e dall'assessore allo sport Cristina Capriotti. Per la Federazione Ciclistica Italiana c'è il vicepresidente Marco Marinuc e anche il consigliere Sara Grifi. Siamo alla presentazione delle squadre, dunque, che tra poco prenderanno il via. Saranno in 90 le ragazze che oggi gareggeranno sulle strade di Offida per completare questo Giro delle Marche in rosa. L'inquadratura è per Gianni Spaccasassi, il presidente della Scaofida. Questa è la Valcar che è in possesso della maglia verde, questa è la Born to Win, la formazione di casa, abbiamo detto, pronta ad essere protagonista. Ricordiamo che in classifica Alice Palazzi è al terzo posto. L'inquadratura abbiamo visto prima per Martina Sgrisleri, che è stata una delle protagoniste della tappa di Loreto. Questa è l'inquadratura per il team Capodarco, ragazze già incolonnate, pronte per la partenza. Abbiamo detto due tracciati ben definiti, vedremo quello che accadrà prima della partenza. Anche ad Offida verrà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Jennifer Fiori, la ragazza che è venuta a mancare per un incidente in moto, ragazza che però aveva praticato il ciclismo fin da giovanissima, arrivando anche al professionismo. Si muovono le moto e arriva il minuto di raccoglimento in memoria di Jennifer Fiori.
l'applauso da parte di tutto il gruppo per Jennifer Fiori. Ricordiamo, saranno tre i traguardi volanti al secondo, al quarto e al sesto giro, tre i gran premi della montagna, all'ottavo, al decimo e al dodicesimo giro, quindi al suono della campana. Si parte dunque con la seconda e conclusiva frazione del giro delle Marche in rosa, quella di Offida, dopo quella di Villa Musone e Loreto. Oggi la città del tombolo torna ad ospitare il ciclismo che conta. Siamo al primo passaggio, gruppo compatto, nulla da segnalare. Sono stati percorsi i primi 6 km di gara, gruppo compatto, nessuno ha perso le ruote, qualcuno è rimasto attardata ma di qualche centinaio di metri. Ora siamo nel tratto che ci riporta all'interno del primo circuito, quello da 6 km, voltiamo in questo momento nel tratto in discesa e poi risaliremo per tornare in via al Parco della Luna, in via della Repubblica. Con la nostra telecamera siamo alle spalle del gruppo formato da 90 atlete, qualcuno nel tratto in salita sente un po' la fatica. Intanto il gruppo transita in questo istante ai meno 10 dal termine, due giri percorsi. C'è stato il traguardo volante che è stato preda della francese Margot Vigy davanti alla Sgrisleri della Born to Win, terzo posto per il dorsale 23 Rossetti, gruppo che rimane compatto in questo momento. Vediamo davanti tutte le squadre che si muovono alla ricerca di buone posizioni. Giriamo ancora, torniamo nel tratto in discesa poi pianura per risalire nel muraglione che ci riporta ad Offida per completare quello che è il terzo giro. Eccole il gruppo, alle spalle del gruppo c'è la nostra telecamera con Mauro Mancini che adesso risale tutto il plotone e si porta sulla testa del gruppo stesso. Primo traguardo volante di giornata vinto da Margot Vigy, la francese leader proprio di questa speciale classifica. Ora il gruppo è tutto compatto. Vedremo quello che accadrà anche oggi a Offida, se Giulia Giuliani riuscirà a conservare la maglia rosa, e vedremo se qualcun altro proverà ad insidiarla proprio quando ci sarà il tratto un po' più impegnativo per quanto riguarda questa manifestazione. Gruppo che sta risalendo verso il passaggio numero 3, questa è la bicicletta sempre esposta ad Offida, la città del tombolo ma anche del ciclismo. Siamo a 9 giri dal termine, 3 giri percorsi, 18 km, gruppo compatto, non cambia la situazione in questa seconda frazione del Giro delle Marche Rosa qui ad Offida per l'organizzazione della Born to Win, della SCA Offida, del presidente Gianni Spaccasassi. Voltiamo ancora e quando torneremo su sarà il quarto giro, secondo traguardo volante di giornata. Gruppo sempre compatto in questa prima parte di gara, percorsi una ventina di chilometri, gruppo compatto. Adesso siamo nel tratto che ci riporta tra poco ad Offida, dove è posto il traguardo finale. È ancora una volta il secondo traguardo volante, il successo è per Margot Vigy, la francese, davanti a Sgrisleri, abbonato ormai al secondo posto. Terzo posto per Brufani, gruppo compatto, 24 km di gara percorsi. Situazione che non cambia, qualcuno perde le ruote ma proprio sotto l'attacco del traguardo volante, poi pronti a rientrare successivamente. Siamo nella coda del gruppo in questo momento, ancora coda del gruppo che perde qualche pezzo. Queste sono tre atlete che sono rimaste indietro, che vogliono rientrare, vediamo se ci riusciranno. Siamo nel tratto in discesa proprio con la coda del gruppo, tra poco giriamo ecco a destra per risalire verso Offida per completare il quinto giro con il gruppo compatto. Al sesto giro ci sarà il terzo e ultimo traguardo volante. Risaliamo ancora, andiamo a vedere qual è la situazione in gruppo. Gruppo compatto davanti le maglie della leader della classifica, della GB Junior Team SD. Siamo a 7 giri dal termine, percorsi 32 km, portato a compimento quello che è il sesto giro, 36 km percorsi, gruppo compatto, non cambia la situazione, situazione che rimane fluida, stabile, aspettando naturalmente il secondo tratto del percorso che sarà molto più impegnativo. Intanto questa è la coda del gruppo con 6 atlete che provano a rientrare. Vediamo se c'è qualche attacco intanto in testa al gruppo da segnalare, gruppo che rimane compatto, ha perso sì qualche pezzo. Oggi non ha preso il via ad esempio Eleonora Sciabocco, la campionessa italiana e vice campionessa europea, perché a Villa Mosone è stata vittima di una caduta in pratica che l'ha messa fuori gioco. Ecco le ragazze che stanno risalendo per il terzo e ultimo traguardo volante di Offida.
stiamo risalendo ancora con il gruppo compatto e con Margovici che vince il traguardo volante numero 3 davanti a Sgrisleri e al numero 30, il dorsale numero 30, si tratta di Chiara Cavallini della Mendelspec. Dunque è completato il primo tratto, adesso arriva lo strappo, arriva lo strappo che potrebbe portare novità all'interno della corsa stessa. Saliamo, qualcuno perde contatto, lo sforzo è importante in questo strappetto che per la prima volta offre Offida con il numero 30 Chiara Cavallini, un po' in difficoltà in questo tratto di strada, provano a rientrare, si riduce un po' quello che è il gruppo delle 90 partenti, gruppo sempre compatto, nulla da segnalare, in girano anche quelle che sono le ragazze ritardatarie. Abbiamo percorso 36 km, siamo all'incirca 40° chilometro, quando torneremo a Offida i chilometri percorsi saranno 42. Il gruppo per il momento è sempre compatto in questa seconda e ultima frazione del Giro delle Marche in rosa. Nelle prime posizioni scorgiamo la sagoma di Anastasia Carbonari della Bortwin, eccola qui inquadrata nelle prime posizioni, vicino a lei c'è un atleta della GB Junior e della Valcar, dunque sono tutte lì. Questo è il gruppo compatto che si avvia a completare il giro completato. Qui siamo a 5 giri dal termine, primo strappo e dunque primo GPM con al passaggio che vede la leader Giuliani transitare per prima davanti a Castagna e a Barale, poi via via tutte le altre. Dunque è completato anche il primo Gran Premio della Montagna, Giuliani, Castagna, Barale, questo è il passaggio al GPM posto ad Offida in questo muro di circa 300 metri che però sta facendo vittime, vediamo se ci saranno anche vittime illustre oppure no. Per il momento è uno strappo che sta mettendo a dura prova anche la resistenza di tutte le cicliste. Abbiamo visto inquadrata adesso con il dorsale 130 Camilla Marzanati, portacolore della Racconigi Cycling Team, ancora sul gruppo compatto. Abbiamo percorso un bel po' di strada in questo momento, quando torneremo sul traguardo saremo veramente in zona calda per quanto riguarda questa gara di Offida, fortemente voluta dalla Bortwin, dalla SCA Offida, ma soprattutto dall'amministrazione comunale di Offida rappresentata dal sindaco Luigi Massa e dall'assessore allo sport Cristina Capriotti. Offida trasullo di ciclismo, abbiamo raccontato quello che è stato un 2000, degli anni 2000 importantissimi, con prima il trofeo Beato Bernardo, poi con i mondiali junior, gli europei. Intanto in quadratura per il dorsale numero 7 Giorgia Simoni, l'atleta di Montegranaro. Siamo a 4 giri dalla fine, ancora sullo strappo c'è un timido tentativo d'attacco, appena le telecamere si avvicineranno andremo a vedere di chi si tratta. La situazione vede una maglia della Bortwin, potrebbe essere quella di Anastasia Carbonari, non l'abbiamo visto bene, o quella di Giorgia Simoni. Appena le telecamere rientreranno su quella che è la testa della corsa vi ragguaglieremo. Gruppo comunque sostanzialmente compatto fino a questo momento, nulla da segnalare. Gruppo che qualcuno perde contatto su questo strappo, pronta poi a recuperare però nel tratto che riporta le ragazze in discesa e quindi sul vialone prima dell'arrivo. Ecco il gruppo compatto, certo qualche unità si è persa, tra poco andremo a vedere qual è la situazione vera e attuale. Vediamo sempre le maglie della Bortwin nelle prime posizioni e anche quelle della Valcar, abbiamo visto con il dorsale 51 pilotare il gruppo Silvia Pollicini, Valcar Travel e Service, tutte le maglie rosa davanti. Ora c'è uno scatto proprio dal gruppo, un atleta guadagna qualche metro, siamo però distanti da poterla individuare in questo momento della gara. Ritorniamo ancora sullo strappo, attenzione, siamo a 3 giri dal termine, nono giro GPM con Magri che si è avvantaggiata rispetto al gruppo. Poi vediamo Barale e Carbonari, questo è il passaggio, questa è Magri che transita davanti a Barale e poi Anastasia Carbonari, poi via via tutte le altre. Dunque in questo secondo passaggio al Gran Premio della Montagna Magri leggermente avvantaggiata su Barale e Carbonari, dicevamo questo strappo mette in difficoltà le atlete in gara.
ma poi sono pronte a ricompattarsi nella seconda parte proprio del tracciato disegnato dalla Scao Fida in questa occasione, in questa seconda e conclusiva frazione del Giro delle Marche in rosa. Vedremo tra poco qual è la situazione, è dura, è uno strappo duro in questo momento, soprattutto dopo una giornata che sembrava fresca in mattinata ma che sta diventando calda, diventa tutto più difficile. Le abbiamo fatte sfilare un po' tutte, eccolo che rientriamo con le nostre telecamere, vediamo cosa succede dopo lo scollinamento, si forma un drappello al comando e poi si ricompattano tutte, sono 36 adesso le ragazze al comando. Quando transiteremo a Offida mancheranno due giri al termine, 36 sono rimaste delle 90 partenti alla comando in questo plotone molto nutrito. Ora la nostra telecamera risale per andare in testa, vediamo a comandare, si è portata una squadra molto interessante, vedremo quello che succede in questo momento perché la gara adesso diventa molto molto interessante. Siamo oramai al passaggio, ci avviciniamo a quello che è il passaggio numero 10, due al termine, con il gruppo che si è ridotto di unità. Davanti vediamo la formazione della Bo 2 a fare l'andatura per cercare di scremare quella che è la prima parte del gruppo, la VO2 Team Pink. Siamo a due giri dal termine, 36 atlete sono al comando, ancora sul muro nessuno riesce a fare la differenza, attendiamo il prossimo passaggio dove ci sarà anche l'ultimo dei traguardi volanti, scusate, dei Gran Premi della Montagna. Le 36 salgono tutte insieme, qualcuna perde contatto, pronta a recuperare poi in quello che sarà il secondo tratto. È una situazione che adesso diventa davvero molto molto intrigante e interessante, soprattutto anche per la conquista della vittoria finale e anche delle maglie del Gran Premio della Montagna, dei più giovani, e la maglia dei traguardi volanti che è già stata assegnata a Margot Vigy. Siamo sulla coda del gruppo, eccolo il gruppo, si ricompattano coloro che avevano perso terreno in precedenza. Ora si va a forte andatura in questo finale di gara, seconda frazione del Giro delle Marche in rosa, seconda tappa dopo quella di Villa Musone e Loreto. Oggi siamo ad Offida, la città del tombolo ma anche del ciclismo. Abbiamo raccontato quello che è stato prima il trofeo Beato Bernardo, poi il campionato del mondo juniores, il campionato europeo junior e Under 23, la tappa della Tirreno Adriatica vinta da Hakim Purito Rodriguez davanti a Peter Sagan, e poi nel 2016 anche l'internazionale per quanto la Coppa Città di Offida, l'internazionale per quanto riguarda gli Under 23. Saliamo ancora verso Offida, c'è un tentativo d'attacco, lo propone il numero 107 Barale, poi con il numero 7 Giorgia Simoni, poi vediamo con il 144 la Castagna, vediamo se la telecamera allarga. Stiamo salendo verso il suono della campana, verso l'ultimo giro, ora è Giorgia Simoni davanti a fare l'andatura, arriva Barale in questo momento a dargli il cambio, poi passa anche la Castagna, sono in tre, cioè vanno a riprendere quella che era al comando, ovvero sia la Pollicini, diventano in quattro, Castagna, Barale, Simoni e Pollicini. Il gruppo però non è lontano, attendiamo il passaggio, siamo alla campana dell'ultimo giro posta su quello che è il Gran Premio della Montagna. Attenzione, siamo al passaggio con Barale che transita per prima la GPM, poi arrivano anche tutte le altre, GPM con Barale, Magri, arriva adesso Anastasia Carbonari che transita alla guida del gruppo, vediamo se si ricompattano ancora, vediamo se ci sarà ricompattamento in questa bellissima azione proposta nella finale, nella seconda e ultima frazione di quella che è quello che è il Giro delle Marche in rosa qui ad Offida. Qualcuna perde contatto inevitabilmente anche sotto la spinta delle migliori, abbiamo visto anche Silvia Magri nelle prime posizioni, al GPM è transitata per prima la Barale davanti alla Magri e ad Anastasia Carbonari. Ecco il gruppo che si sta ricompattando, davanti ci sono tre atlete, altre provano a fuoriuscire dal gruppo, ci avviciniamo all'apoteosi anche di questa gara, si forma un drappello di quattro unità.
Vediamo sempre le maglie della Born to Win nelle prime posizioni. Ora giriamo con il gruppo compatto che occupa tutta la sede stradale. Qualche unità è stata persa e tra poco assisteremo all'arrivo conclusivo, se nessuno riuscirà a fare la differenza in questo tratto di leggera salita che ci porta verso l'arrivo. Le maglie della Born to Win nelle prime posizioni, con oggi una molto attiva Anastasia Carbonari, che è stata insieme a Giorgia Simoni molto attiva. Siamo alla volata che conclude questa frazione di Offida. Vediamo Silvia Magri nelle prime posizioni ed è Silvia Magri che va a vincere davanti a Giulia Giuliani. Terzo posto per Francesca Barale, quarto per Anastasia Carbonari, quinto per Michela De Grandis, poi Carlotta Cipressi, Virginia Bortoli, Elisabeth Stannard, Alice Palazzi e Serena Brillante Romeo. Queste le prime 10 che vanno a chiudere qui ad Offida la contesa per quanto riguarda la seconda e conclusiva tappa del Giro delle Marche in rosa. La classifica conclusiva per quanto riguarda la maglia rosa la vince Giulia Giuliani della GB Junior Team davanti a Silvia Magri della Valcar Travel Service. Terzo posto per Elisabeth Stannard, l'australiana della Valcar Travel Service. Quarto posto per Francesca Barale del Team Pink. Settima Anastasia Carbonari della Born to Win. Quindi quinta Palazzi, settima Carbonari, buon piazzamento per la formazione di Baldoni e di naturalmente anche della Scaofida. Poi la maglia verde è stata vinta da Vigie Margot, da Margot Vigie della Valcar Travel Service, quella dei traguardi volanti davanti a Martina Sgrisleri e Elisabeth Stannard, mentre la maglia bianca della più giovane è stata vinta da Francesca Barale della ASD Vo 2 Team Pink davanti a Michela De Grandis e a Romeo e da Serena Brillante Romeo della Valcar Travel Service. L'ultima maglia, la maglia blu, quella relativa ai Gran Premi della Montagna, la vince colei che ha vinto anche la maglia rosa il Giro delle Marche in rosa, Giulia Giuliani, GB Junior Team, davanti a Francesca Barale e a Silvia Magri. Ora lasciamo spazio alle interviste alle protagoniste e anche successivamente agli organizzatori e alle autorità presenti. Con una volata imperiosa Silvia Magri si aggiudica la seconda tappa del Giro delle Marche qui ad Offida. Raccontaci lo sprint, raccontaci anche quella che è stata la gara, molto nervosa soprattutto nel finale. Sì, diciamo che oggi già il percorso era molto duro e volevamo renderlo ancora più duro. A livello di squadra secondo me abbiamo corso davvero in modo impeccabile e sono contenta di aver finalizzato il lavoro delle mie compagne di squadra in uno sprint all'altezza. Ecco, hai fatto una volata di testa. Sì, diciamo che io quando devo fare una volata non capisco più niente, mi piace più della salita e sono contenta oggi di aver fatto una gran bella volata e una bella vittoria. È arrivata questa bella vittoria d'Offida. Quest'anno com'è andata la stagione? È andata bene, non riuscivo mai a centrare un obiettivo importante e sono contenta di averlo fatto oggi e sicuramente continuerò così fino alla fine della stagione. Com'è andata per te quest'anno e soprattutto cosa ti aspetti in questo finale dove hai detto che vuoi fare ancora bene? Diciamo che ho centrato molti piazzamenti nelle 5 e sicuramente spero di continuare con dei podi e sicuramente delle altre vittorie in questo finale di stagione. Giulia Giuliani, dopo aver vinto a Villa Mosone, si è classificata al secondo posto d'Offida e ha vinto anche la classifica finale di questo Giro delle Marche in rosa. Oltre al Gran Premio della Montagna ti porti via 2 maglie e tanta soddisfazione. Sì, è stato un Giro delle Marche abbastanza impegnativo, ma siamo riusciti a portarlo a casa e meglio così non si poteva. Oggi è stata più dura di ieri. Sì, è stata più dura, è stata una gara abbastanza nervosa, poi il percorso di Offida è stato molto diverso rispetto a quello di ieri e si è fatta una bella selezione, quindi è stato abbastanza impegnativo. Contenta, soddisfatta, non ci mancherebbe. Oh, sì, soddisfattissima proprio. Chi vuoi ringraziare? Tutta la squadra, la mia famiglia perché mi ha dato sempre un sostegno. Volevo fare un grande omaggio al mio capo Gianluca Bortolami, Massimo Ruffilli, e dedicarla a una mia amica Vittoria Ruffilli. Terzo posto, qui la tappa di Offida per Francesca Barale. Raccontaci il finale, abbiamo detto abbastanza nervoso, dove tutti volevano vincere e soprattutto con la Giuliani che voleva conservare anche il primato. Ma sì, l'ultimo giro è stato parecchio impegnativo per me, e al suono della campana eravamo in 4 con un po' di vantaggio, quindi io sullo strappo finale ho deciso di allungare perché
guardavamo la classifica delle giovani che eravamo prima e terza come squadra e avevamo ancora tante ragazze veloci che potevano batterci in volata, quindi era meglio arrivare da soli. E poi niente, la Magri mi ha raggiunto e ci siamo un po' dati i cambi, ma il gruppo è rientrato e dopo sull'ultimo strappo andavano via un po' tutte, io ho cercato di stare lì e dare tutto in volata e niente, sono riuscita a far terza e prima junior. Sei contenta, soddisfatta? Sì, sì, sono contenta di aver vinto anche la classifica dei due giorni e mi fa ben sperare per i prossimi appuntamenti importanti. Quali saranno questi prossimi appuntamenti? Sicuramente il mondiale, farò sia crono che strada, ma sicuramente la strada sarà da tenere d'occhio, che sembra essere un percorso duro. Cristina Capriotti, assessore allo sport del comune di Offida, si è conclusa questa seconda tappa del Giro delle Marche in rosa, bella soddisfazione, 90 partenti, una gara molto ambita perché Offida, l'abbiamo sempre ricordato, vive e trasuda di ciclismo dopo i tanti anni in cui ha prodotto veramente grandi cose. È un appuntamento questo immancabile che fa parte un po' del nostro calendario estivo e con il quale diciamo chiudiamo in bellezza appunto la stagione estiva. Anche questa giornata di sole insomma c'è stata d'aiuto ed ha lietato le atlete che insomma hanno faticato e si è raggiunto un risultato importante. Dopo Loreto insomma siamo contenti di fare la finale proprio qui da noi. Dicevamo, Offida è una città che trasuda di ciclismo, prima il trofeo Beato Bernardo, poi i mondiali junior, gli europei junior under 23, la tappa della Tirreno Adriatico e chi ne ha più ne metta. Sì, diciamo che il periodo non è stato semplice, quindi il fatto di aver mantenuto questo appuntamento con il ciclismo era doveroso, proprio perché ecco, il Covid ci ha un po' arrestato, però ringrazio la Born to Win, ringrazio la Scadi Offida perché con l'organizzazione puntuale e, insomma, hanno appunto assicurato anche quest'anno un appuntamento così importante. Grazie Cristina. Sindaco di Offida Luigi Massa, si è conclusa la seconda e ultima frazione del Giro delle Marche in rosa, ormai una consuetudine, diventato un appuntamento del mese di settembre, anche oggi un bellissimo spettacolo con Offida che ha dimostrato ancora una volta di essere molto vicino al ciclismo tramite la sua società cicloamatori. Sì, consuetudine, una consuetudine bella, ma non è una consuetudine in realtà, è una cosa molto voluta sia dall'associazione, dalla società ciclistica, che ringrazio, dal presidente, a tutti i volontari, perché di questo parliamo. Una stupenda giornata di sport, no? In queste fasi è tutto molto complicato, ma devo dire che oggi Offida ha vissuto, ha saputo vivere grazie all'impegno di queste persone un'altra bella giornata di sport. Lo sport fa aggregazione, è anche sociale, non solo diciamo civile, e quindi è un meccanismo che continua e sono veramente felice che Offida ne faccia parte e lo continuerà a essere nei prossimi anni. Un complimento a tutte le ragazze, perché oggi poi questa gara si contraddistingue proprio per la valorizzazione dello sport femminile. È un messaggio, visto quello che capita in alcune parti del mondo, mi riferisco all'Afghanistan, è bello veramente oggi aver visto queste giovani atleti nazionali impegnarsi in questa maniera. Grazie a tutti. Si è divertito perché lo spettacolo c'è stato fino alla fine, vittoria risolta in una volata, seppur a ranghi ristretti. Assolutamente sì, anche perché questa gara, il Giro delle Marche in rosa, fa anche più bello Offida. Offida è bella di suo, ma avere questi colori, le bici, le ragazze, i colori delle maglie... è particolare, quindi sono veramente molto contento. Marco Marino, che è il vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, Comitato Regionale, questa due giorni davvero molto bella, prima Villa Musone, oggi Offida, per quanto riguarda il Giro delle Marche in rosa, uno spettacolo che ogni anno viene proposto nel miglior modo possibile. Sì, sicuramente, come hai detto tu, un bello spettacolo per il ciclismo femminile che anche a livello nazionale ci regala tante, tante vittorie e tante soddisfazioni, e quindi era giusto dargli lustro. Quindi un grazie sicuramente agli organizzatori, un grazie a tutto lo staff, a tutti i suoi collaboratori, perché sicuramente organizzare una due giorni non è sicuramente cosa semplice, ma ci sono riusciti nel migliore dei modi. Siamo molto contenti di ritornare qui a Offida, che è stato teatro di tante manifestazioni di livello internazionale, mondiale, grazie all'impegno di Gianni Spaccasassi, che quindi ringrazio pubblicamente per aver riproposto il secondo giorno nel miglior modo possibile. Che stagione è stata questa della ripartenza per quanto riguarda il ciclismo marchigiano? Ma diciamo che è stata una stagione un po' imprevedibile, perché a inizio anno ancora non si conoscevano bene l'evolversi della pandemia, quindi anche dei relativi regolamenti.
però abbiamo visto che da parte delle società c'era voglia di recuperare quello che avevano perso l'anno scorso, quindi si sono attivate nel miglior modo possibile per riproporre comunque sia una stagione degna del nostro livello e del nostro ciclismo. Gaetano Gazzoli, organizzatore del Gran Premio Capodarco Comunità di Capodarco, quest'oggi a Doffida, dopo ieri la tappa di Villa Mosone per questo Giro delle Marche in Rosa, due belle manifestazioni che hanno inorgoglito il territorio. Ma state bellissime, anche il tempo ha preferito il ciclismo con due belle giornate di sole. È stata due belle manifestazioni delle ragazze che si sono lottate veramente alla grande, anche le salite arrivano intanto in volata. Mi dispiace per la Carbonari che ieri ha forato subito in partenza e poi ha fatto una grande corsa. Oggi la premiata il secondo posto, però è stata molto attiva nelle due gare, e così la Giabocco proprio ieri mi è scivolata avanti, cioè l'ho vista proprio scivolare nella discesa del Loreto, mi è dispiaciuto. Comunque due belle gare, dai, l'accoppiamento di due gare ciclistiche juniores è un bel accoppiamento, che devo dire, ancora una volta le Marche riesce a fare pubblicità col ciclismo. Consigliere regionale Federazione Ciclistica Italiana Sara Grifi, tu che sei stata un'atleta al femminile a livello professionistico, oggi ti sei divertita? Sì, oggi poi ringrazio Simone e Gaetano, che con Simone siamo stati in moto, ma ha dato questa nuova ebbrezza, scendere dalle due ruote sulla bici alle due ruote sulla moto. E niente, faccio i miei complimenti comunque sia agli organizzatori, che già comunque sia organizzare di questi tempi tanto di cappello, poi per le donne, quindi ancora i miei complimenti. Roberto Baldoni, si è chiuso qui a Doffida la seconda tappa del Giro delle Marche in Rosa dopo quella di Villa Mosone. Bella manifestazione oggi, bella partecipata, gara intensa come è stata quella di Villa Mosone, contento, soddisfatto? Beh, sono molto soddisfatto dell'organizzazione, sono state due bellissime manifestazioni, sono state baciate dal sole perché sono state due bellissime giornate, quindi sono molto contento perché in collaborazione con Gianni Spaccasassi oramai è da 4 anni che organizziamo questa grande gara, sta diventando una classica oramai nel calendario nazionale e internazionale del ciclismo femminile. Oltretutto quest'anno abbiamo trovato un percorso che a mio avviso è molto più entusiasmante, in quanto all'interno del centro abitato di Doffida abbiamo passati 13 volte, quindi il pubblico è intervenuto numeroso, abbiamo fatto proprio una grande manifestazione. A livello di squadra oggi è arrivato il terzo posto di Anastasia Carbonari, il quinto di Alice Palazzi, in classifica è arrivato anche il quinto posto di Palazzi, insomma anche la Born to Win oggi si è fatta valere. Sì, diciamo che è mancata proprio la ciliegina sulla torta, perché un piazzamento magari diverso ci avrebbe proiettato a vincere proprio la classifica generale, però così avremmo magari preteso troppo, invece siamo comunque molto soddisfatti del risultato, perché comunque stare sul podio è sempre un grande risultato. Adesso continua il Giro delle Marche, si penserà ad organizzarlo nei prossimi giorni, ma una manifestazione che vale la pena portarla avanti. Sì, beh, sicuramente la quinta edizione già è sicuramente in cantiere, a differenza di quest'anno la metterò in calendario con largo anticipo, in modo tale da organizzare l'evento con più tranquillità, perché almeno ci becchiamo la data e sicuramente riusciamo a fare un bel campo di partenti. Fine, ti ringraziare. Bah, innanzitutto le amministrazioni comunali, perché comunque Loreto e Doffida ci hanno dato un grande aiuto, poi ringrazio tutti i miei collaboratori perché comunque hanno lavorato tantissimo, e ringrazio la società SCA Offida di Gianni Spaccasassi perché comunque è sempre molto vicina alla nostra manifestazione.